Un ponte tra Napoli e Dakar per sensibilizzare soprattutto gli studenti alla cittadinanza globale e al pensiero critico. È il progetto di Air School promosso dalla ONG Gruppo Laici Terzo Mondo e cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Un'esperienza della durata di 18 mesi che prevede laboratori di lettura, cinema, giornalismo, formazione per docenti e operatori con l'obiettivo di promuovere un modello di cittadinanza basato sulla valorizzazione delle diversità contro ogni forma di discriminazione. Il progetto nasce in risposta ad un bando che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ogni anno emana sull'educazione alla cittadinanza globale, focalizzato sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile del millennio promulgati dalle Nazioni Unite, e lascia libere le organizzazioni della società civile di scegliere l'obiettivo sul quale lavorare. Noi abbiamo scelto l'obiettivo 10, ridurre le diseguaglianze declinate in ogni livello, perché in questo momento così delicato storicamente e politicamente ci sembra molto importante lavorare su questo. L'iniziativa coinvolge 13 istituti scolastici di ogni ordine e grado e si avvale della collaborazione delle università Suor Orsola Benincasa e l'Orientale e di diverse comunità e organizzazioni della società civile. Un progetto che mette insieme ben 13 scuole, quindi abbiamo già un'alleanza territoriale tra le scuole della città e in più un'alleanza virtuale, che però virtuale non vuole essere, con le scuole del Senegal e con una realtà che diversa per cultura e diversa ovviamente per caratteristiche socio-economiche, però può insegnare moltissimo ai nostri bambini in termini di cittadinanza, perché l'educazione alla cittadinanza non può più essere settoriale, non può più essere limitata ad una singola nazione, ma oggi è necessariamente globale. È importante perché cominciamo a lavorare con le nostre comunità migranti, partendo dalla composizione delle nostre comunità migranti. Storicamente a Napoli la comunità senegalese è fra le prime a essersi insediata, a essersi radicata ed è sicuramente fra le più operose e attive. È un progetto che coinvolge i ragazzi sia qui a Napoli che a Dakar, progetti multidisciplinari di inserimento scolastico, di progressione negli studi, finalizzati anche poi alla crescita e all'inserimento sociale dei ragazzi che frequenteranno questi corsi. Un'occasione importante anche per l'amministrazione comunale per rilanciare i progetti di cooperazione decentrata in attesa dei nuovi bandi a cui sicuramente parteciperemo del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo.